Da ragazzo trascorrevo ore davanti alla radio ad ascoltare le imprese ciclistiche dei grandi del tempo, sognando il giorno in cui li avrei emulati. A 15 anni mi regalarono una bicicletta da corsa, ma alla prima salita in solitaria scoprii di non essere davvero solo. Appartatomi per alcune impellenti necessità fisiche, al mio ritorno la bicicletta non c'era più. Al posto di polizia non mi rassicurarono su un possibile ritrovamento. Disperato, non trovando pace, decisi che avrei fatto da solo. La bicicletta non la trovai. Rimase invece un senso di profonda ingiustizia che mi portò, 33 anni or sono, ad entrare in polizia alla sezione investigativa. Un certo Edoardo Beccalossi era morto avvelenato nel fienile della tenuta di famiglia. L'allarme era stato dato con un giorno di ritardo per una valutazione errata del medico locale. Già sul posto per i primi accertamenti del caso c'erano Marcocci e Sant'Agata, mastini vecchi a scuola che con i reticenti alle buone maniere preferivano il suono sordo dei ceffoni. Nella breve vita di Edoardo Beccalossi non c'era traccia di lussi o svaghi di sorta. Persi i genitori in giovane età, era cresciuto con lo zio Augusto, proprietario di una fonderia nella vicina Santa Monica. Da poco più di un anno rivestiva un ruolo chiave nel consiglio della fonderia dello zio e, appena ne aveva la possibilità, era solito dedicarsi ai campi della tenuta. A trovarlo in fin di vita erano stati Titta di Girolamo e Pietro Tempesta. Il primo aveva iniziato a lavorare per i Beccalossi a 16 anni e, dopo un lungo corteggiamento, aveva conquistato il cuore di Valeria, unica figlia di Augusto. Pietro Tempesta, il fattore della tenuta, padre di 4 figli, vedovo 2 volte, era stato il primo a trovare Edoardo in condizioni critiche. Il medico locale, Tarcisio Pilati, aveva diagnosticato un arresto cardiaco, una tragica fatalità. Ma lo zio di Edoardo, Augusto Beccalossi, aveva voluto sentire anche il parere del medico della vicina Bocca di Lupo, il dottor Giacomo Balzan, che aveva sì confermato l'arresto cardiaco, ma non per cause naturali. Dai primi rilievi era infatti emerso che nella fiasca della vittima non c'era solo acqua.
Pietro Tempesta, Titta di Girolamo e il dottor Tarcisio Pilati, la ristretta cerchia degli informati sui fatti. Tempesta e Di Girolamo avevano passato con la vittima tutto il 18 settembre, il giorno prima della morte di Edoardo. Alla sera erano rimasti al fienile, dove si dormiva meglio per rilevarsi di una piacevole brezza. Edoardo era stato il primo a stendersi. Edoardo Beccalossi aveva dunque dormito solo nel fienile. Con gli altri due, tramortiti da un fiasco di vino, a poco più di un centinaio di metri. Stupito che Edoardo non li avesse ancora svegliati, lo aveva cercato nei campi vicini. Senza successo. Poi lo trovò. Mai così lontano dallo star bene. Il dottore li aveva accolti con piglio incerto, quasi a non capire la gravità della situazione. Arresto cardiaco. Il Pilati non aveva potuto far altro che constatarne la morte. Costernato, a modo suo, per l'errore di valutazione, si rammaricava per essersi trovato impreparato di fronte a un caso di morte violenta. A chi poteva giovare la morte di Edoardo Beccalossi?
dalla vita della vittima non era emerso alcun fatto significativo che potesse giustificare l'estremo gesto. Se fosse trattato di una ritorsione nei confronti dello zio, poco amato in paese, sarebbe stato come cercare un ago in un pagliaio. Senza contare che gli ultimi 30 anni di criminalità di Montechiuso avevano come unico fatto di cronaca la brutta fine di una suocera troppo petulante. Il poco di buono, sempre presente in ogni paese, a Montechiuso sembrava non stare di casa. Tornai alla tenuta per parlare con Augusto Beccalossi. Volevo capire se c'era una motivazione particolare che lo aveva indotto a non accontentarsi della diagnosi del Pilati. Non fu di molte parole. La prematura scomparsa di Edoardo lo aveva irrimediabilmente segnato. Preferii rispettare il suo lutto con l'idea di tornare in seguito. La decisione di passare la notte al fienile era stata presa all'ultimo. Dunque, o l'assassino aveva trascorso ore di appostamento nei pressi dei tre per sfruttare il momento più propizio, oppure il responsabile era uno tra Pietro Tempesta e Titta di Girolamo. Mentre uno dormiva, l'altro poteva essersi introdotto nel fienile mettendo il veleno nella fiasca di Edoardo. Se per il fattore era difficile trovare un movente, non altrettanto si poteva dire per Titta di Girolamo. Secondo i ben informati, infatti, con Edoardo Beccalossi non correva buon sangue. Di Girolamo era solito lamentarsi di non aver voce in capitolo in merito alle scelte inerenti le attività di famiglia, per colpa di un Edoardo che non perdeva occasione per metterlo in cattiva luce di fronte ad Augusto. Ce n'era abbastanza per ritenerlo il principale indiziato, ma, sentito in merito, smonto subito l'idea che mi ero fatto, chiamando in causa una certa Clara Mattei di Santa Monica. A gennaio aveva perso il marito, Franco Palanzi. Il dottore si era preso a cuore le sorti della ragazza caduta in disgrazia. Clara sembrava corrispondere i suoi sentimenti, ma solo a parole, perché con i fatti se diceva il vero, era il caso di scoprirlo subito.
Sentire la ragazza era diventata la priorità. Ma non si trovava, dissolta nell'aria, senza lasciare traccia. Gabriella Saltoni, la governante di Casa Beccalossi, mi aiutò a far luce sulla vicenda. Edoardo Beccalossi era morto ammazzato da un distillato tenuto da piante di oleandro e narciso. Il referto parlava chiaro. Un vero bollettino di guerra per delle comuni piante ornamentali. Ma se l'oleandro a settembre era in periodo di fioritura, altrettanto non si poteva dire per i narcisi, come confermò la fioraia di Santa Monica, ricordando che poco tempo prima anche un'altra persona si era presentata con la stessa richiesta. Il dottor Pilati di Montechiuso. All'ambulatorio, il dottore, colto da improvvise amnesie, si rivelò poco collaborativo. Il narciso e la diagnosi sbagliata. Dalle mie parti si dice che due bombe non cadono mai nello stesso posto. Ma questa volta c'erano cadute. Continuò murato nel suo silenzio. Per il procuratore non si poteva sbattere in cella un uomo per aver cercato un narciso fuori stagione. Adesso si tratta solo di trovare Clara, l'unica persona che può convalidare o smentire quella che per ora è solo un'ipotesi. Intanto Titta di Girolamo si appresta a sostituire Edoardo nel consiglio della fonderia del suocero e
il dottor Pilati si prende cura dei suoi pazienti dell'ambulatorio di Montechioso. Una vita a cercare scheletri negli armadi, scoprendo cose a volte che sarebbe stato meglio non scoprire. Poi, quando anche l'ultimo tassello del mosaico sembra aver trovato il suo posto,